che non ha la presunzione di avere tutto in sé. Abbiamo tante cose belle al nostro interno, però se non ci colleghiamo con il resto del mondo, non con il resto della valle, non andiamo da nessuna parte. Quindi stasera, e adesso io do la parola alla Rossana, di questa frigolina qui, no? Cioè, è uno di quei casi in cui quando il creatore, che non so chi fosse, cioè, stava per crearla, cioè, non stava creando una persona, stava creando un volatile che vola libero nel cielo, oppure una pantera, una tigrotta, insomma, però non un essere umano. Poi si è distratto un attimo ed è venuto fuori un essere umano che però ha delle caratteristiche di così, insomma, di questa persona che veramente emana una voglia di vivere, un entusiasmo, e lei viene dal Brasile, insomma, però cioè, sono quelle persone che, pur avendo attraversato, come dicevo prima, tanti momenti terribili, però viene nel nostro territorio a Sant'Agata, poi a Castellice, non è la prima volta che viene, e ogni volta che viene ti porta questi messaggi di entusiasmo, di gioia, di voglia di vivere. Io lascio la parola a lei perché lei, poetessa brasiliana di Sant'Agata Feltria, conosce molto bene Beppe Costa e la sua compagna poetessa, ok? E quindi prima di ascoltare le sue letture, insomma, lei ci farà un pochino, ci tratteggerà un po' le caratteristiche di questo personaggio. Grazie. Giuro che sarò molto più corta di Luigi. Giuro. Ci vuol poco. Vi prometto. Però Luigi merita questi altri. Nel senso, non so se vi conoscete Vinicius de Moraes. Siete una generazione, dai, che è impossibile, Vinicius de Moraes, che è un poeta brasiliano, cantatore, insieme a Toquinho, che conoscete di più, che ha suonato con Ornella Vanoni, e lui diceva una cosa bellissima: la vita è l'arte dell'incontro. E questo è un riassunto di questa sera qui, che è un incontro con Luigi, che mi ha insegnato a camminare e mi ha fatto vivere, addirittura risolve tanti problemi mentali e non solo attraverso il camminare, e è stato anche questa arte dell'incontro con Beppe Costa, che è uno, cioè lui è una delle persone più semplici che conosco nella mia vita. Cioè, veramente è una settimana che a casa mia, a Molino del Gobo, a Sant'Agata Feltria, e praticamente abbiamo vissuto tanti silenzi, anche se io sono una chiacchierona, ma quanti silenzi abbiamo vissuto, e che era trasformato in poesia. Beppe è semplicemente uno dei poeti più importanti italiani del mondo. È conosciuto Pasolini, cioè, secondo me è un nome, Dario Bellezza, ha pubblicato delle compagne, cioè, vuole dire, lui è un grande, ma lui adesso lui è un grande, ma non dico a nessuno, lui è un grande, è un poeta emozionante, Arnaldo Foà interpreta le sue poesie. E scusami, ma io devo raccontare questa cosa, lui c'è la voce rauca, e lui mi ha raccontato che quando ha vinto uno dei primi premi di poesia c'era Arnaldo Foà nella platea e ha detto: tu scrivi bene, ma leggi da cane, toglietene lui dal palcoscenico. E lui, tutto così, Arnaldo Foà in persona ha letto la sua poesia. E da lì lui ha detto: mi sa che io devo imparare a leggere le poesie, a interpretare le mie poesie. E basta. Questo non è poco, è tutto. Adesso vi lascio nella sua voce. La magia dell'avventura, perché
quasi tutti i bambini, noi bambini almeno, leggevamo le avventure di Ulisse, no? E quindi questa voglia dell'uomo di andare. E comincio con la natura, io ho sempre avuto un interesse particolare per la natura. Avrei voglia di terra, l'odore di foglie, formiche, di erba, alberi, rami secchi. Potrei sedere e guardare il mio corpo ricoprirsi di insetti. Avrei voglia di mare, lasciarmi coprire d'acqua, andare giù fino in fondo, scoprire e spegnersi la luce poco a poco e morire come un pesce pescato. Avrei voglia di cielo, passare in mezzo a nuvole alte, incuriosire gli uccelli che infine senza paure comincerebbero a beccare e ricadere indietro senza più cuore. Avrei voglia di sentirlo battere il cuore, amplificarsi fino a scoppiare. Avrei voglia di pensare ai miei anni tutti insieme, essere sconfitto e riprendere da capo. Avrei voglia di bere tanto vino, impazzire ubriaco senza più occhi per raccontare. Avrei voglia di correre all'infinito e vedermi arrivare sempre prima di me. Avrei voglia di radere per me i polsi, bere il mio sangue, di tornare pulito e bambino, e di avrei tanta voglia di te, E molti hanno, durante il corso della vita, hanno delle separazioni. Alcune sono separazioni in cerca di fortuna altrove, alcune sono distacchi voluti dalla natura che chiama l'altro o l'altra da un'altra parte. Questa è dedicata a tutti coloro che hanno qualcosa lontano. Anche ora che la luna, a che serve se quando tu c'eri lei era già andata via? Anche ora che la luna c'è, non ci senti, e mi domando se anche le stelle giocano con te, come te, e ancora mi domando se nella terra dove sei voluto andare c'è la stessa luna e lo stesso mare. Anche ora che la luna torna, tu forse se tornerai, tu ritornerai diversa. Non sarai più con me che non ho luce e non ho stelle in universi andati. Avevo speso i miei pensieri tutti per te e non ne trovo altri. Cerco invano prima che la luna torni mentre non ci sei. Non sei più e mi chiedo se la luna trucchi e inganni, se è complice o tiranni d'amore quella luna che non c'è. Ed io qui, seduto davanti alla soglia e tu a guardare altro cielo, altro mare, dove la luna che qui non c'è, lì c'è. Della sala ricca di manichini eleganti, altre volte gridano il disagio dal vivere dietro le sbarre di un carcere, o ancora cantano la tragedia di un popolo decimato, e sai, poeta, che quando l'abbraccio finisce si tornerà alle caverne. Un ricordo d'infanzia piccolissimo, di un padre qualche memoria, meraviglia per pochi spiccioli trasformati in così tanto vino, un solo forte ricordo, la moglie in bianco, volata via dalla finestra, e non c'era tanto vento. Questo l'ha detto qua Luigi, che è De Retti. È vero, la dedica è dedicata ai poeti. Noi, alcuni di noi, non sappiamo cosa sia poesia. Per questo forse ancora dopo mezzo secolo andiamo cercando fra vicoli stretti, case buie e luoghi quasi abbandonati come questo. Non ci stanchiamo e se siamo sfiniti la voglia di scovarla ci rianima, certi che molto ancora ci sia da cercare e per noi, per alcuni di noi, è un bene incurabile. Io, immaginate il cuore, la stanchezza. Io col cuore, in questo mondo atroce che vive di cervelli, io col cuore, in questo mondo ancora dove è detto in numeri umanità, e in questo tempo del terrore, io col cuore, dove si cade sotto colpi di pugnale e di contabilità. In questa terra di delitti, io col cuore, dove la vita viene pagata a tempo, la
qualità, Achilo. In questa terra senza più fiori, io col cuore e ricordo in lontananza due lacrime, qualche sorriso e mangiare per strada. Io col cuore e con la memoria, no? Una volta questo era frequente, era il nostro divertimento, si poteva stare con i bambini. Adesso è una rarità. Questa, quello che accade stasera qui, è una cosa rara. Ma una volta, quando non si aveva manco le macchine, ci si allontanava dai paesi o dalle città dove le luci non oscuravano le lampadine che sono le stelle, no? Solo per guardare le stelle. Ed eravamo pieni di immagini, perché ricchi della nostra immaginazione. E l'immaginazione e l'immagine sono due cose diverse. E adesso immaginate Gesù che ce l'ha fatta e tanti altri no. Così mi era parso di vederlo il mare. Andavo incontro senza scarpe, non ricordavo di non saper nuotare. Forse avrei potuto camminare sopra, qualcuno prima di me lo aveva fatto. Devo fidarmi di una storia antica. Di un mormone non c'è mica da fidarsi, sapevo già che l'onda mi avrebbe per amore preso, senza esitazione. Ero quasi certo che camminando sull'acqua non avrei trovato recinti né fucili puntati e nessuna frontiera mi avrebbe mai fermato. Noi ancora un po' a reggere un'anima che ci hanno detto di possedere, fino a che la speranza sostituta a un filo rimanga. Dopo non ci sarà che qualche finta Madonna piangente a radunare gli ultimi tre credenti della terra, credenti di Dio e degli uomini, nel fare fatica a vivere ogni notizia. Qualche catena ancora ci lega alla corsa verso l'attimo della distruzione. Straziati ormai noi, con i nostri cervelli urlanti e la nostra carne che pretende sangue.